Non si deve sprecare. E quel ristoratore ha fatto tanta roba al più che è avanzata, non ha fatto bene il suo lavoro, perché la misurazione con cui si produce, come posso dire, la quantità, l'analisi con cui si soddisfa un bisogno, non può portare l'eccesso di produzione. E ecco perché io le dico, un buon chef, un buon ristoratore, la sua gratificazione ce l'ha quando il piatto è vuoto, quando si fa la scarpetta, se no vuol dire che c'è un problema nella quantità, nella qualità, nella gestione e nei tempi. Poi può accadere, e ha non ragione, ragionissimo, anche se questo deve indurre il ristoratore a far bene il proprio lavoro, perché noi lo diciamo anche quando facciamo i corsi alle massaie, pesare, non improvvisare, si compra ciò che serve. Il fresco si compra per essere usato subito, non fra una settimana. Esatto, si compra quello che serve, non quello che è in promozione. Si va a prendere un etto di prosciutto, si ritorna via con un carrello di 100 euro e il prosciutto non l'abbiamo preso. Allora scriviamocene le cose. Quindi ci sono delle piccole procedure. Però rientrando a quella responsabilità sociale che faceva riferimento, ciò che rimane, che del bambino, o comunque perché magari il primo è stato più abbondante e il secondo diventa un problema, noi proprio qui in questa occasione, siamo proprio lì con uno stand, abbiamo creato un modello di dog bags e di family bag in cui proprio questa predisposizione personalizzata e fatta viene messa a disposizione di tutti i ristoratori. Qui è un concetto però che è stato richiamato di culturale, di sensibilità, perché c'è ancora, a differenza dell'America che ti guardano male e mi dicono se invece non ti porti via la roba, esatto, no, ti guarda male, dice, oh, ma tu sei un infame, oh, non ti è piaciuto. Qui invece è all'opposto, e allora dobbiamo lavorare come stiamo facendo, partendo sempre da quel presupposto, cioè quel prodotto, quel piatto, quella lavorazione è grazia di Dio, e bisogna fare in modo che comunque arrivi al consumo, che sia a casa, che sia nell'aiuto. Allora, se la corresponsabilità è nei confronti di chi prepara, e lo deve fare con coscienza, competenza, attenzione e con i quantitativi giusti, ma c'è anche la responsabilità del consumatore, che molto spesso, qui diciamolo, gli stili si acquisiscono fuori casa. E siccome il ristorante è la casa fuori casa degli italiani, se noi insegniamo, se noi spieghiamo, se noi raccontiamo, se noi diamo un buon esempio, questi aspetti poi vengono imitati nelle case, certo, nelle mura domestiche. Quindi questo è un po' lo spirito. Mi sembra una risposta concreta, no? Che ha dato qualche pizzicotto, va dato, perché non tutti siamo per bellino, però insomma bisogna premiare anche i comportamenti responsabili e corretti e penalizzare chi non lo fa. Chi non perché lo fa, ripeto, questa è una responsabilità sociale che chiunque al pubblico la deve fare propria, al di là delle leggi. Allora, siamo addirittura d'arrivo. Mi piacerebbe che chiudesse il vice ministro Di Vero, proprio anche se potesse spiegare, sprecare proprio due parole, impiegare, mi scusi, due parole per quanto riguarda Expo, ma anche Carta di Milano, quindi grande risultato, no? Perché proprio su questo Expo è andato a così a voler proprio limitare, evitare tutti gli sprechi che all'inizio ci sono stati, tra l'altro. Assolutamente sì, su due punti. Da un lato per l'evento stesso, perché Expo si è posta anch'essa la problematica di evitare lo spreco all'interno di questa manifestazione gigantesca, nel quale c'erano numeri enormi di ristoratori che avevano appunto anche difficoltà a fare le previsioni rispetto a quanti fossero giorno per giorno i visitatori, e quindi si è lavorato e si è riusciti a redistribuire decine di migliaia di pasti in quei mesi a tutti i cittadini che avevano necessità a Milano, ed è stata una cosa anche questa bellissima, perché è nata dal basso, perché si è messo a supporto quello che era necessario appunto per aiutare, per un po' di logistica come veniva ricordata prima, perché molte volte è complesso andare a distribuire dei prodotti che devono essere freschi, devono essere sani, intendiamoci, bisogna anche stare molto attenti, perché soprattutto il prodotto cucinato necessita poi di attenzione, di conservazione molto stringente, quindi quelle sono le responsabilità del pubblico e non se le deve sottrarre. Però poi abbiamo trovato uno straordinario mondo di persone, giovani, ragazzi, associazioni disponibili a collaborare con noi per fare la distribuzione. Secondo luogo, Expo era anche la grande vetrina in cui si discuteva del futuro del mondo, dell'alimentazione, della distribuzione del cibo in maniera equa nel mondo, e allora abbiamo voluto inserire
nel documento finale di Expo, che è la carta di Milano, che è stato sottoscritto da milioni di persone, ma poi data al segretario generale delle Nazioni Unite, ma poi in qualche modo anche assunta delle sedi internazionali quando si è discusso degli obiettivi del millennio, dell'aggiornamento degli obiettivi del millennio, abbiamo voluto inserire proprio questo tema del contrasto agli sprechi, perché è un tema, vedete, che come stamattina è stato detto molto bene, unisce quelle che sono le responsabilità delle istituzioni con le responsabilità di ciascun cittadino. Penso sia un po' anche la questione di questi giorni qui, in questa grande festa. Cioè, il mondo ha bisogno, naturalmente, che Trump non vada a inseguire degli obiettivi folli, ha bisogno che l'Europa e anche il nostro paese faccia il suo dovere e rispetti quanto firmato a Parigi. E in tanti accordi. Ciascuno di noi politicamente deve fare la sua parte, però poi c'è una responsabilità che è data ai cittadini ogni giorno, è la responsabilità di chi va a fare la spesa, è la responsabilità di chi in qualche misura organizza la sua attività familiare stando attenti al recupero e stando attenti a contrastare lo spreco, penso a quello di energia ad esempio che è enorme, certo. E c'è una responsabilità appunto che dobbiamo condividere e che in qualche modo ci fa sentire cittadini, perché essere cittadini non vuol dire solo andare a votare, poi lo dice uno che fa politica e quindi ha bisogno anche che la gente vada a votare e sia convinta, però si fa nella vita di, tutti i giorni, c'è il voto in supermercato, che si esprime appunto ogni giorno scegliendo una cosa piuttosto che un'altra, e credo che noi abbiamo bisogno di questo. Carta di Milano Expo ha voluto rappresentare anche questo passaggio, e per noi è molto molto importante che la legge contro lo spreco alimentare sia nata lì. L'abbiamo fatto il primo incontro proprio all'interno di Expo, abbiamo discusso con tutti e poi però abbiamo assunto una responsabilità e guarda caso la politica si è trovata unita. Quando la società civile chiede una cosa con forza ed è convinta, poi alla fine la politica tutti i suoi difetti, i suoi limiti, ma la segue, risponde, quindi la vogliamo in questa direzione. D'accordissimo, guardate, abbiamo chiuso veramente in modo, permettetemi di dire, eccezionale, eccellente, perché il cittadino che fa la politica, non sono i politicanti, mi scusi Olivero, però la verità è che la politica la possiamo fare noi, la politica parte dalla città, è noi che dobbiamo chiedere, loro ci devono dare delle risposte, quindi veramente grazie. Allora, siamo stati spero rapidi, ma vi abbiamo voluto dare così, sensibilizzare su questa lotta agli sprechi. Grazie Andrea Olivero, veramente importante la sua presenza qua, preziosa direi. Antonio Rosati, grazie, così come Aldo Maria Cassano Pipe, permettetemi di ringraziare chi mi ha voluto qua perché sono veramente